seconda dei salti e dei tempi presi, 2-7 più. Uguale, stesso voto avete preso come media. Avrebbe vinto per un centesimo la squadra dei grigi, ma vince la squadra dei blu perché Laura ha fatto, non ha fatto il giro. No! Oggi dagli outsider tutti a lezione con rotatori, dopodiché tutti alla fattoria didattica. Abbiamo già saltato un po', ma oggi vorrei lavorare sulla posizione, ok? Benissimo. Le staffe appena appena, forse sono un filino la staffa destra, Maria Vittoria troppo in punta. Date una volta le gambe, poi le lasciate riposare, dopo 4 tempi di passo di nuovo la gamba. In modo che continuino a camminare senza però l'aiuto costante della vostra gamba ogni tempo di passo, ok? Ok, Clelia, prova a mandarlo un filino più verso il basso. Ok. Ok. Contatto a sinistra, gamba a destra. Là. Ok, non esagerare con la groppa. Non staccate le gambe dal cavallo, mai. Ok, sei riuscita, Camilla, è stata un po' troppo veloce però. Ancora una volta. Ok, e avanza, il naso leggermente a sinistra, deve essere appena appena più in mano. Tira la schiena, contatto sulle due redini, contatto, contatto, ok, contatto, pollici verso l'alto. Te la spiego facile, bene, redine destra che lo abbassa un po', ok, e la redine sinistra, ma senza arrivare a piegarlo a destra. Contatto costante, Valentina, tieni contatto bene anche a destra, Camilla, ferma, lasciati scendere bene verso il basso, Camilla, Alice super bene, brava, così, meglio Valentina, contatto, contatto sulle due redini, brava! Camilla, è meglio, tieni contatto, là. L'obiettivo di oggi è capire che tipo di azione hanno i nostri prodotti sul corpo del cavallo. La DryFit si occupa di sfruttare una fibra che ha delle caratteristiche che sono curative, pur essendo non un farmaco. DryFit è fatto da filamenti di metalli preziosi. Questi metalli preziosi in realtà, se non vengono combinati in un determinato modo, non hanno le capacità che poi assumono nei prodotti che invece vi abbiamo fornito. È un sistema che utilizza un'energia che altrimenti andrebbe persa. Gli elettroni di questi metalli che ci sono sciolti nel tessuto percepiscano il calore e ce lo restituiscono. Un altro dei vantaggi di queste radiazioni infrarosse è quello di sciogliere la muscolatura, di decontrarre. Sono tutti vantaggi che anche all'uomo oggi vengono portati con l'infrarossoterapia. Anche davanti al problema del gonfiore determinato da altre cause, dove non è mai riuscita la fasciatura da riposo, abbiamo proposto DryLeg e nell'arco di pochi giorni ha ottenuto un risultato che non pensava di poter ottenere. Abbiamo parlato dei principi su cui si basa la fibra DryFit, abbiamo parlato di termoregolazione e di smaltimento dei liquidi in eccesso, di tutte le tossine. La sfida di oggi prevede la creazione di un simbolo, quindi di un disegno molto semplice che rappresenti lo smaltimento delle tossine. There's dancing behind movie scenes, behind the movie scene. Sadi Rani, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the Intanto complimenti a tutti quanti, davvero. Direi che avete vinto entrambi, perché uno è più concentrato sul concetto del corpo umano e l'altro è un po' più prettamente per il cavallo. E allora dici, come ti trovi qui dagli outsider? Perché lei viene dalla dall'Orsa Academy bene, insomma. No, l'ha detto bene. Buona compagnia, buonissima compagnia. Ci facciamo grande uso di bagnoschiumi e saponi. Profumiamo tutto il giorno.
Difatti ci laviamo talmente tanto che poi ci divertiamo a sporcarci col fango. E quindi niente, no, tutto bene, diciamo che abbiamo trovato un'ottima compagnia e sì, facciamo, dormiamo sonni tranquilli, lei dorme sempre sonni agitati. Non è che dormo, io dormo bene, gli altri che dormono con me dormono malissimo. Domani mercoledì. Io c'ho l'angoscia già, già non mangio più, già non sorrido più, non è vero. Già non mi lavo più, si sapeva. Ma parliamo di vomitilla? Tilla vomitilla, quello è un problema, un serio problema. No, beh, oddio, diciamo che è una persona particolare. E direi che particolare è il giusto aggettivo. Sì, sì, è vero. Io volevo fare una lezione un po' teorica, però una teoria un po' praticata, nel senso che se possiamo vedere con dei cavalli quello che magari voglio spiegare, forse è più facile, così visualizziamo certe cose. Cerchiamo un pochettino di praticamente cercare di studiare bene la strategia di lavoro con i cavalli. Quando diciamo pigiare un po' sull'acceleratore, quando invece fare marcia indietro. E dobbiamo praticamente modificare il nostro assetto e tutta la nostra, il nostro obiettivo a seconda del momento del cavallo. Momento iniziale, con un cavallo facile, con un cavallo difficile, con un cavallo giovane. Normalmente insistiamo sulla richiesta. Insistendo sulla richiesta abbiamo un grosso problema, che il nostro cavallo si mette un po' in difesa, una difesa chiaramente non visibile, ma una difesa nel senso che lui impiega meno il suo corpo. Per cui primo obiettivo è rendere il cavallo facile, dopodiché si possono fare tutti gli esercizi che si vogliono, sia per migliorare diciamo, la conduzione in piano, sia per migliorare la sua atleticità, sia per migliorare negli esercizi sui salti, la conduzione, la rispondenza, la sua tecnica. Per cui direi di prendere dei cavalli e cominciare subito a vedere quello che conviene fare. Siamo nella fase iniziale, ancora di riscaldamento, per cui i nostri cavalli sono ancora un pochettino freddi, sono un pochettino contratti. E allora dobbiamo riuscire man mano a fare una variazione con il cavallo che si rilassa. In questo caso è un cavallo abbastanza insanguato, abbastanza nervoso, per cui dobbiamo essere molto graduali in questo. In questa curva qua c'è la parte aperta, il cavallo va un po' in fuori. Tu cosa fai? Tu rallenti, invece tu devi spingere il cavallo nella traiettoria. Cioè non spingere, incanalare il cavallo più nella traiettoria. Se tu fermi, poi devi ripartire. Se tu fermi, poi di colpo devi andare. E se tu fermi, poi il cavallo, quando tu vai, che gli dici vai di colpo, poi dopo lui va troppo. Allora devi dire continua, incanali il cavallo sulla traiettoria giusta e poi calma. Ti ripeto, il salto deve quasi servirti per mantenere l'equilibrio, non per creare disequilibrio in avanti. Correzione qui andava bene. Calma, calma, perfetto, bene. Rilascia le spalle. Molto bene. Ok. Rilascia, 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 rilascia e calma. Bene. E passo, e passo. Voi dovete costruire il telaio, mettere, inchiodare le corde, i fili e poi segare anche quella canna di bambù grande che sarà il tronco che lo tiene in piedi. Poi le donne invece fanno i telai più piccoli.
mollino, ma fa niente. È evidente che noi stiamo vivendo una situazione che moltissime persone pagherebbero, per dire. Cioè noi siamo stati 20 concorrenti scelti in tutta Italia. Due settimane fa abbiamo lavorato con Chiaudani, Consorti, oggi Morrison, senza contare che abbiamo Brenner rotatori tutti i giorni, cioè, sono tecnici che... No. Ma io il mio maneggio ho per dire in casa il poster con rotatori, Brecciarolli, la Bordone, capito quando hanno fatto l'argento a... cioè, e io me lo trovo tutti i giorni in scuderia. Sono situazioni surreali, capito? Che uno manco se ne rende conto. E magari ci sono delle persone che sono invidiose, come magari pure io sarei stato invidioso delle persone che sarebbero state qui dentro, io no.